centro di Machivara del Dojo Iwakami. Siamo in Torino, corso Casale 309. Perché tre Machivara e come mai così diversi? Vediamo subito. Machivara pesante per l'allenamento della forza. Machivara leggero per tecniche veloci. Machivara da parete per tecniche frustate. O tecniche leggere sulla velocità. Molto importante infatti utilizzare l'attrezzo corretto per ogni tipo di esercizio. Per quanto riguarda il machivara leggero, è un machivara molto flessibile, come potete vedere, cosa che invece non è il machivara pesante. Tenete conto che questo tipo di machivara è molto più spesso di un machivara tradizionale e anche più largo, tra l'altro. Lo spessore in cima è sui 2,5 cm, quindi più del doppio di un machivara tradizionale okinawense. Machivara da parete è comodo da installare, però chiaramente non è molto adatto ai colpi potenti. Si presta invece bene a un utilizzo per quanto riguarda colpi leggeri e veloci, o ancora meglio per tecniche frustate come gli uraken. Mi raccomando, ricordate, l'uraken colpisce sempre con il retro del Senke. L'attrezzo invece meno tradizionale, ma non per questo meno utile, è la tavoletta propriocettiva. È una tavoletta che viene spesso e volentieri associata alla riabilitazione in seguito a traumi o infortuni, ma in realtà è molto utile, specialmente per chi pratica arti marziali o sport in generale, anche sport di combattimento, è molto utile per aumentare la velocità di reazione dei muscoli. Non a caso si utilizza in particolare anche per allenare l'equilibrio. Vediamo ad esempio un utilizzo classico, semplicemente si prende confidenza con l'attrezzo in questa maniera. Una volta che poi riesco a utilizzarla, posso anche andare a muovere i piedi, rendendo più difficile, ad esempio stringendo la posizione. La tavoletta può essere utilizzata chiaramente anche lungo l'altro senso, sempre nella stessa maniera, anche qui posso andare a stringere la posizione, posso mettermi su una gamba sola, anche qui posso utilizzare questa posizione per eseguire dei piegamenti sulle gambe, degli squat. Un altro impiego che può essere interessante è l'allenamento del Maigeri. Posizioniamo il piede in posizione centrale, prendiamo confidenza con la posizione della tavoletta, dopodiché in guardia e si calza. Posso anche fare un rientro più lento, eseguire un calcio veloce o semplicemente andare ad agganciare dietro la gamba e rimanere in equilibrio su una gamba sola. Certo che quello che faccio con una gamba deve essere poi in grado di farlo anche con l'altra. Lo stesso esercizio può essere eseguito anche con la tavoletta messa al contrario. Posso cambiare anche qui gamba. Perché no? Possiamo anche provare una cosa particolare. Possiamo utilizzarli in contemporanea. Ad esempio per allenare l'uraken sulla tavoletta. È chiaro che non sarà un allenamento sulla potenza, ma andrò a rendere più difficile, più difficoltoso il mantenimento dell'equilibrio, perché comunque sarò impegnato a colpire. Ci mettiamo in posizione davanti al machivara, cerchiamo solo di centrare bene, chiaramente, in maniera tale da essere allineati correttamente, dopodiché questo è solo un esempio, chiaramente. Posso fare lo stesso anche con gli altri machivara. Come vedete, non c'è mai limite all'allenamento, basta avere anche molta fantasia, conoscenze sia tradizionali che moderne, e talvolta si possono sposare bene assieme, come abbiamo già detto.
Grazie per aver visto anche questo video, vi invito a iscrivervi al nostro canale, vi invito a venire nel nostro dojo a praticare Shoryu Ryu di Okinawa e alla prossima, ciao!